Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse, sono Roberto Martini, istruttore di corsa naturale e preparatore atletico. Ed oggi parliamo di programmazione settimanale degli allenamenti. In particolare voglio farvi vedere in modo pratico, semplice e schematico come distribuire i vostri allenamenti durante la settimana. Quello che io penso, credo, sia la miglior soluzione, la miglior programmazione per ogni livello. Partiamo dai principianti, poi faremo l'intermedio e poi parleremo del gruppo degli avanzati. Allora, mi avvalgo subito dell'uso del pennarello verde per indicare corsa lenta. Primo livello, principianti. Allora, per i principianti consiglio massimo 3 allenamenti a settimana e almeno 3 allenamenti a settimana. Quindi 3 allenamenti a settimana è il minimo sindacabile ed è anche il massimo, perché comunque se non siamo abituati a correre dobbiamo dare il tempo al corpo di abituarsi a questo nuovo sport. E iniziare subito sparati correndo tutti i giorni è il modo più facile per farsi male. Quindi in questo caso, per esempio, posso consigliare un allenamento il martedì, un allenamento il giovedì e un allenamento il sabato. Un allenamento un giorno sì e un giorno no permette al corpo di recuperare al meglio e va fatto con la corsa lenta. Quindi pennarello verde significa corsa lenta. Questa secondo me è la miglior programmazione per i principianti. E poi, secondo me, a questo schema di base degli allenamenti di corsa è importante poi aggiungerci degli allenamenti di potenziamento, perché comunque il potenziamento è fondamentale. Bastano 20 minuti fatti un paio di volte a settimana. Ci sono i miei video qui sul canale, li trovate direttamente lì, e possiamo aggiungerci per esempio del potenziamento il mercoledì e il venerdì. Parliamo di 20 minuti di esercizi, magari una volta andremo a lavorare su addominali, squat, flessioni e cose del genere, e il venerdì per esempio poi andremo a fare il potenziamento per i piedi, per comunque tutto l'arto inferiore, e cercheremo di andare a lavorare sotto questo aspetto, sempre nell'ottica della prevenzione infortuni. Ecco, questa secondo me è la miglior programmazione per i principianti. Se qualcuno vuole iniziare a correre nel modo giusto, questo secondo me è il miglior modo. Poi, secondo livello, iniziamo a diventare un po' più bravi, comunque abbiamo raggiunto i nostri 10 km di corsa consecutiva, vogliamo cercare di diventare un po' più veloci, possiamo per esempio, al posto di questo allenamento di corsa lenta, possiamo aggiungerci, prendo pennarello rosso, un allenamento ad alta intensità, dove per esempio andremo a fare dei lavori tipo ripetute, cose del genere. Quindi il martedì sarà ripetute, poi faremo il potenziamento, poi faremo giovedì corsa lenta per esempio, venerdì potenziamento e sabato andremo a fare un lungo, un qualcosa del genere. Ecco, questa potrebbe essere un'altra programmazione. Quello che possiamo fare oltre a questo è magari modificare poi, quando siamo di un livello un po' più avanzato, l'allenamento del giovedì e inserirci per esempio anche un bel collinare, potrebbe essere un buono spunto, o magari un ritmo medio che non sia però da fare tutte le settimane. Ecco, la base è sempre la corsa lenta e poi da lì iniziamo ad aggiungere dei vari allenamenti. Tenete sempre presente che la corsa lenta è alla base della costruzione di un buon allenamento, e poi ci si aggiunge un lungo, un allenamento di ripetute. Questa secondo me è la formula base, per esempio, per chi vuole comunque iniziare a fare un po' il cambio di marcia. Poi proseguiamo, andiamo per esempio con i runner di livello avanzato. In quel caso possiamo anche arrivare a correre tutti i giorni. L'importante è farlo con la corsa lenta. Quindi un giorno faremo un lavoro ad alta intensità, per esempio il martedì, poi il mercoledì faremo per esempio 8 km di corsa lenta più 20 minuti di esercizi di potenziamento. Quindi comunque il mercoledì ci aggiungiamo un po' di potenziamento, pennarello blu con il potenziamento. Poi giovedì andremo a lavorare su un collinare o su un ritmo medio, un qualcosa del genere, o anche sempre solo corsa lenta, va benissimo. Poi venerdì torneremo a fare una corsa lenta da 8-10 km senza forzare, senza andare a stressare troppo il corpo, e ci aggiungiamo un po' di potenziamento. Sabato faremo un po' di scarico e domenica faremo per esempio un bellissimo lungo in preparazione di una mezza maratona o di una maratona. Questa secondo me è una buona programmazione per un runner di livello avanzato che vuole correre tutti i giorni. L'importante è non andare a forzare. Quindi lunedì riposo, partiamo quindi da zero, portiamo sull'intensità il
il martedì e il mercoledì riscendiamo. Il giovedì risaliamo con un allenamento un po' più intenso e il venerdì riscendiamo. Poi il sabato gli diamo uno stimolo piccolo e la domenica facciamo il lungo e gli diamo un grande stimolo lavorando sulla resistenza. E poi il lunedì si riposa e si rincomincia. L'importante è sempre dare all'allenamento, anche se corriamo tutti i giorni o se non corriamo tutti i giorni, uno stimolo e poi riscendiamo. Diamo uno stimolo e poi riscendiamo. Possiamo anche dare due stimoli consecutivi. L'importante è che non siano tutte e due ad alta intensità, come per esempio il sabato e la domenica, che andiamo a salire un pochettino, e poi però il lunedì si riposa, riposo completo. Ricordate sempre, punto fondamentale, anche se siete dei runner di livello avanzato, le ripetute vanno fatte soltanto una volta a settimana. Se volete passare a due volte a settimana, dovete essere davvero dei runner esperti che sanno quello che stanno facendo, che sapete comunque le vostre possibilità, sapete le vostre capacità e sapete più che altro che non andrete incontro a degli infortuni e cose del genere. Io li ho fatti, due allenamenti di qualità attaccati, però sapevo quello che stavo facendo, sapevo quello a cui stavo andando incontro, lo stavo facendo con metodo e si può fare, però bisogna essere comunque dei runner con anni di esperienza. Questa secondo me è la miglior soluzione se volete correre tutti i giorni, e questo vale sia per la corsa su strada che per il trail running. L'importante è dare dei stimoli diversi. Se facciamo trail running, per esempio, questo potrebbe essere delle ripetute in salita, poi qui facciamo una corsa lenta di scarico e potenziamento, qui facciamo un bel collinare, poi il venerdì facciamo un'altra corsa lenta di scarico con un po' di potenziamento, il sabato poi facciamo un'uscita trail leggera o un collinare, e la domenica andiamo a fare un bel lavoro sulla durata e sulla resistenza in mezzo ai boschi. Ecco, quindi questo tipo di programmazione vale per qualsiasi cosa voi state preparando, ed è importante cercare di rispettare il corpo e di dare giusti tempi di recupero. In ogni caso, ascoltate sempre quello che vi dice. Bene ragazzi, questo video come sempre è finito. Se avete domande o dubbi, scrivetele sotto nei commenti, appena posso rispondo. E anzi, scusate se ultimamente non sono sempre presente con le risposte nei commenti, è che sto iniziando ad allenarmi in modo un po' più serio e quindi devo ritagliarmi il tempo in modo differente, non ho sempre tempo per rispondere, però vi leggo a tutti, vi voglio bene, vi ringrazio per i commenti che sono sempre molto positivi, e appena posso comunque rispondo a tutti quanti. Detto questo, come sempre, mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, condividete, seguitemi su Instagram, ma soprattutto andate a correre. Ciao a tutti!